Ora vi raccontiamo la storia di un mecenate siciliano, ideatore del più grande museo a cielo aperto d'Europa e di tanti progetti dedicati ai giovani. La mia vita è stata sempre a servizio della bellezza, una bellezza che inizialmente trovava il suo senso e la sua forma in quell'essere opera d'arte. Oggi penso che c'è più necessità di applicare un processo per la bellezza. Lui è Antonio Presti, mecenate e artista. Da 40 anni dona opere d'arte promuovendo la cultura del bello e applicando una politica sociale che parte dalle scuole per coinvolgere intere comunità. Ideatore di Fiumara d'Arte, tra i più grandi musei a cielo aperto d'Europa, un percorso tra opere gigantesche che portano le firme di alcuni tra i più rinomati scultori contemporanei, Presti ha sempre prediletto i non luoghi, le periferie. Nel suo impegno, rigenerarne l'anima, l'identità. Un processo che è attivato attraverso la cultura dell'arte e dell'impegno civile. Filo conduttore sempre il coinvolgimento degli studenti delle scuole elementari, medie e superiori, a loro dedicati tutti i progetti degli ultimi 20 anni, dal treno dei poeti alla bellezza della Costituzione. Questa contemporaneità necessita di rafforzare e di rigenerare quel valore potente dell'educazione, un'educazione che trova sempre nella conoscenza la bellezza. Allora l'arte non deve più manifestarsi come sua opera, ma l'opera è il processo. L'opera d'arte è il mezzo, lo strumento per restituire a tutti la possibilità di sentirsi opera. Da quasi 2 anni Antonio Presti lavora al progetto fotografico Il Cantico delle Creature, dedicato a San Francesco, luogo di partenza alla Porta della Bellezza, a Librino. Il grande murales in terracotta, realizzato insieme ai bambini delle scuole del difficile quartiere catanese. All'interno del vecchio cavalcavia, trasformato in opera, un puzzle di migliaia di immagini disegna il ciclo della vita di tutte le famiglie che vi abitano. Un'idea che in poco tempo ha preso piede e foto dopo foto ha iniziato a ricucire un percorso che è giunto sino alle pendici dell'Etna, in quei paesini e borghi da dove i giovani fuggono. E questo progetto politico-culturale di bellezza in questi territori si manifesta in nome del controesodo. Questo è un modo di riaccendere la comunità e di restituire identità a un luogo che trova sempre nella cultura il senso del futuro. Restituire a ogni cittadino quella possibilità di sentirsi opera dell'universo attraverso la sacralità delle parole del Cantico di San Francesco. Le immagini di queste grandi madri oggi qui a Castiglione di Sicilia restituiscono il valore di bellezza universale di essere madre. Penso che come artista io devo andare a restituire in questa contemporaneità il processo dell'educazione. È tutto per questa puntata di Mezzogiorno Italia. Noi torniamo sabato prossimo alle 13:25 su Rai 3. Grazie per averci seguito. Arrivederci.